Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere un rimedio fantastico contro le occhiaie, ma non solo, anche le borse, segni di espressione, rughette, occhi gonfi, è veramente fenomenale. Vi faccio vedere come potete fare in casa i patch anti occhiaie, fighissimo, super economico, facilissimo e veloce, occorrono pochi minuti. Iniziamo subito. Vado a preparare un infuso di camomilla con capolini di camomilla, perché voi sapete che la camomilla è un ingrediente fondamentale contro le occhiaie. Quante volte ho detto camomilla? Bene, ok. Se non avete capolini di camomilla, vanno benissimo anche le bustine di camomilla, non vi preoccupate, fate semplicemente un infuso come se lo doveste bere prima di andare a nanna, insomma, per capirci. Vi ricordo di guardare anche sul mio blog www.calitadolce.com, dove trovate dei riferimenti a questo video. Avete visto Pupina come mi osserva, la mia spettatrice curiosa? E quindi vado così a filtrarlo. Se avessi usato le bustine, saltavate insomma questo passaggio. E a questo punto, in circa una tazza di infuso di camomilla, ci vado a mettere la gomma agar. Hai messo tipo 4-5 cucchiaini, ne occorreva anche meno, però meglio abbondare, così siete sicuri che gelifica. La gomma agar è un gelificante molto naturale e vegano che viene utilizzato anche per fare i dolci, comunque anche negli alimenti, anche lo potete trovare negozi per pasticceria, negozi biologici, un po' dappertutto, anche al supermercato, quindi è di facilissima reperibilità. A questo punto Pupi sta quasi per addormentarsi, passo importante, li mettete sul fuoco e mescolate. Io alcune volte l'avevo fatto senza questo passaggio e non si gelificava, quindi mi raccomando, rimettete sul fuoco, perché l'agar-agar ha bisogno di essere cotto per gelificarsi. Quindi mescolate e vedete che diventa una gelatina, si addensa. A questo punto lo andate a mettere in frigo, dove per raffreddarsi, insomma, e poi siete pronti per stenderlo. Quindi dovete fare i vostri patch. A questo punto lo stendete sopra un foglio di carta forno, e in modo che diventa tutta una base da poi ritagliare. Adesso mi raccomando, delicatamente stendete tutto il vostro composto e lo andate a appoggiare all'interno del congelatore senza fare danni. Fatevi un po' di spazio prima nel congelatore, mi raccomando, e non fate come la sottoscritta che fa sempre pasticci. E quindi lo lasciate nel congelatore, bastano pochi minuti, veramente 2-3 minuti, già si indurisce e diventa una gelatina troppo troppo carina. Si indurisce, siete pronti quindi per estrarlo dal congelatore e ritagliare questi spicchietti, insomma questi patch, appunto secondo la forma dell'occhio, no? Perché dovete andare a posizionarli proprio sull'occhiaia, sotto l'occhio. Vedete come diventa duro? È troppo carino, è proprio una gelatina. Quindi adesso lo vado a ritagliare. Faccio quindi delle coppie di patch, no? E spalmato fra uno e l'altro patch ci metto un pochino di tocoferolo, vitamina E, che serve non solo per far aderire fra di loro i due patch, che poi mi serviranno per i due occhi, ma anche per dare maggiore proprietà idratanti, nutrienti, anti-age, anti-occhiaie a questi patch. Se non avete il tocoferolo o la vitamina E, potete tranquillamente utilizzare un olio vegetale come l'olio di jojoba, ne occorreranno 2-3 gocce per ogni patch. Vedete, poi incollandoli fra virgolette aderiranno fra di loro grazie all'olio che abbiamo spalmato, quindi avete una coppia di patch da utilizzare al momento opportuno. Vi consiglio, ad esempio, se la mattina vi svegliate con gli occhi gonfi, avete studiato la notte, siete tornate tardi a casa, o semplicemente volete rilassarvi magari dando un momento di refrigerio ai vostri occhi, e quindi per combattere e cancellare le occhiaie. Teneteli nel congelatore, al momento dell'utilizzo le andate ad estrarre la vostra coppietta e la utilizzate. Ecco, quindi vado a prendere il mio patch perché ho tante occhiaie.
anche un po' le rughette, eccetera. Il freddo, l'effetto freddo aiuta molto perché tonifica, migliora la circolazione, quindi immediatamente avrete sollievo e vedrete scomparire le occhiaie, oltre alla vitamina E, oltre alla camomilla che funziona tantissimo. Poggiatelo sugli occhi, ovviamente se potete stendetevi anche, aspettate 5-10 minuti che agisca. Avrete molto molto sollievo, immediatamente vedete scomparire le occhiaie, quindi veramente fantastico. Io vi consiglio di provare, ragazze, perché è una figata, a costo praticamente zero ed è facilissimo. Provate perché sono troppo troppo carini. Poi ce l'avete là nel congelatore, quando volete li usate, quindi mi raccomando, se provate lasciatemi un commentino, ma lasciatemelo comunque un bel like al video, che fa sempre tanto tanto piacere, sapete che ci tengo, supportate i miei video di ricette naturali. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani con un nuovo video. E iscrivetevi se ancora non siete iscritti a questo canale. Ciao!